Ok, raga, vedete tutto? State vedendo il boot del PC? Siamo su Windows 20, Need Streamer Overload. Allora, questo titolo può ricordare qualcosina di strano alla Doki Doki, però non dico nient'altro perché lo scoprirete tra non molto. E già qui abbiamo un bellissimo avviso. Attenzione, questo gioco è ambientato in un mondo simile al Giappone dei giorni nostri, ma anche no? Qualsiasi somiglianza con luoghi reali, entità e persone vive o morte è puramente casuale. Quindi non prendetelo troppo sul serio. Assicuratevi di non provare nessuna delle azioni più estreme o deprimenti a casa vostra. O in qualsiasi altro posto, se per questo. E ricordate, quello che vedete nei videogiochi e su internet non è necessariamente un riflesso della vita reale. Sentiti libero di spegnere il tuo modem in qualsiasi momento e andare fuori a sperimentare il mondo reale, se è quello che vuoi. E poi vabbè, ci possono essere delle scene un po' flashose durante il gioco. Sì, ho letto perfettamente questo avvertimento e quindi andiamo avanti. Allora, data 1, data 2, data 3. Ok, iniziamo col giorno 1. Questo mi ha ricordato un pochettino Persona con l'avanzare dei giorni. Allora, vabbè, qui abbiamo Jine, che sarebbe la versione di Line, un programma per messaggiare famoso molto in Giappone. E un attimo, cazzarola, tutte queste notifiche. Sì, allora, hai tenuto il tuo account per streamare. Ok, è il momento di loggare e di prepararsi. Clicca su stream e logga con la mia password, AngelKawaii2. Clicca login sopra a sinistra. Allora, AngelKawaii2. Ah, invio non funziona? Peccato, devo cliccare io. Ok, vedo che hai loggato. Saremo insieme, non importa cosa accada online. Ah, sia che io possa morire, vabbè, morire o venire arrestato, oppure rompermi, pugnalata, vabbè, eccetera, eccetera. Oppure se diventassi un dio o andassi a impazzire. Internet, ok. Internet è veramente il pozzo nero dell'inferno nato dalla società moderna. Questo lo so benissimo. Madonna mia, ma anche il tempo di leggere mi dà. Perché ho problemi ad alzarmi dal letto la mattina? Non voglio uscire, non voglio trovare un lavoro vero e proprio. Ho paura degli altri, gli adulti mi fanno incazzare. E sono stupida, voglio comunque che tutti mi adorino. Ah, ecco, raga, mo ci ho fatto caso. Vedete, sopra a sinistra c'è la webcam. Siamo letteralmente noi. Sono una bella gnocca, oh! Quasi quasi mi toccherei. Che dice qui? E gli streamer sono i più adulati al mondo. Ecco perché voglio. Ah, perché voglio. Perché volevo esserlo. Grazie per aver sistemato tutta la mia attrezzatura e aver fatto funzionare il mio software di streaming. Pichan. Allora. Qua invece che dice? Ora ti invio. Ah, un messaggio privato per qualche volta? Ah, sceglierà la tua risposta. Pichan! Sì, sei il mio Pichan! Perché sei così perfetto per me. Qualcosa dice? Voglio dire, tu sei l'unica persona al mondo che mi capisce e mi sostiene, e sei il mio unico vero amore. E sei anche il mio produttore. Ah, quindi in realtà io sono Pichan. Ah, quindi io sto gestendo questa ragazza. Sei così super intelligente a differenza mia, quindi puoi guidarmi. Puoi dirmi cosa. Ah, puoi dirmi qualsiasi cosa? Vabbè, facciamolo. Cazzo, raga. Ma il tempo sta passando intanto? Oh, è quasi il momento. Ok, il mio trucco sembra buono. Ah, poi ha tenuto anche la sua parrucca.
Ok, è il momento per il mio primo stream. Allora, lei si aspetta di avere successo grazie a me, quando io in 10 anni non sono riuscito ad avere successo su Twitch. Auguri. Oddio, la trasformazione! Sì, Prodaster da Idol Master, Vincent. Subscribe! Ok, durante le live, vabbè, puoi cancellare i commenti fastidiosi. Ok. E scegliere tra... Ah, due commenti colorati. Ah, la super chat. Ehi, carini! Ok, qua intanto vedo dei commenti abbastanza tranquilli. Oh my god, new streamer! Io sono... Oh my god, Kawaii Angel! Ma potete chiamarmi Kangel! Dio, sei così cazzamente carina. Ma vedo, lo vedo un commento abbastanza normale. Un raggio di luce che sta illuminando vabbè, il mondo caotico di internet di oggi, portando felicità ai nerd. Che, diciamo, ci sono nell'oceano elettronico. Che sarà un nome? Il Mouth? Oh ragazzi, non pensavo che il gioco fosse così veloce, eh? Una promessa di pace futuro solo un po'... Sono un po' maniacale e lunatica, ma va tutto bene. Ok, ok, già iniziano ad arrivare i commenti brutti. Questo vai dal... cioè, fatti curare da terapista. Questo si cancella. Questo pure non mi piace, l'ho cancellato. Esci fuori da qui. Aspetta, ma qual è il Red Comments? Ammazza ragazzi, non sto ben capendo il gioco. Aspetta, sono qui. Per amare e guardare tutti voi nerd là fuori su internet. Sì, comunque queste due chat non si possono cancellare. Tu sarai una delle streamer più carine. Cioè, sei una delle streamer più carine che ho visto. Che diventerà la più grande streamer su MeTube. Quindi quando ci mostrerai le tue tette col cazzo. Ok, ho diminuito il suo stress. Ah, lei punta 1 milione di iscritti. Ok, il gioco in cosa consiste? Mostraci cos'hai. Ok, è tempo di leggere qualche commento. Ah, cazzo, questo è il momento del suo stress, raga. Ah, tu esci fuori da qui, non io. Bella, che cazzo di faccia carina che ha fatto. Ok, ci vediamo. Alla fine dello stream io risponderò ai commenti che hai scelto. I fan lo amano. Ah, poi c'è una sorta di... Ah, pure i tweet. Twitter. Sì, però cazzo, dammi il tempo di leggere. Posso cliccare? Ah, ecco, ecco. Aspetta, aspetta. Ciao a tutti, questa è la prima volta che incontro tutti voi. Il vostro angelo di internet. Cosa ne pensate del mio primo stream? Spero che vi sia piaciuto, perché continuerò a fare del mio meglio per portare tanta gioia. Quindi per favore siate gentili con me. In effetti è carina questa parrucca. Aspetta, qua che c'è scritto?
Ho sentito che Angel ha abbandonato la scuola media. Non dovresti studiare invece di fare la MeTube. Cazzo, ragazzi, quanti commenti che stanno arrivando? Ah, questa sarebbe lei che mi sta scrivendo adesso dal suo smartphone. Ah, bello notare anche il doppio colore di smart sulle mani. Sì, certo che lo faremo insieme. Ti amo così tanto! Però lo so che lei intende ti voglio bene. Oppure mi prende per il culo. Conto su di te, Pichan. Che ben non so perché mi fa venire in mente il maialino nero da Ranma. Ah, bello! Potrei rompermi! Che lo dici? Ok. Good night. Madonna santa, ma neanche io sono così attivo. Lei dice, iniziamo con i primi 10.000 iscritti. No, Pichan sono io, Lotte. Pichan sono io, il Prodaxer. Prodaser, vabbè, come cazzo si vuole chiamare. Quindi, devi dirmi cosa farò ogni giorno. Visto che farai le giuste decisioni per me. Quindi farò ogni cosa che mi dirai, veramente. Ho una fede completa in te, Pichan. Seguirò tutti i tuoi ordini perfettamente. E ti prometto che io diventerò la migliore streamer. Ah, potrei anche romperti. Sì, Snake, esattamente. Ah, si possono mandare gli sticker. Ah, beh, questo è ispirato proprio alla marca Puma. Amore per sempre, sorry, ok. Abbiamo questo, Love Forever. Ah, ci sono tre fasi ogni giorno. Allora, vabbè, sì. Clicca sull'icona del desktop per avanzare. Ah, ok. È buono mantenere una schedule regolare. Ma fa attenzione. Ok, comando... ti porterà avanti di due stage invece di uno. Quando vedi... il punto esclamativo su un comando significa che tu sarai capace di trovare nuove idee per il content con quel comando. Ah, come per, vabbè, quando senti un po', ti senti un po' perso, prova a cliccarci. E puoi soltanto farmi streamare di notte. Quello è perché la maggior parte delle persone sono online. Ok. Madonna, ragazzi, è un casino sto gioco. Basta, leva sti suggerimenti. Ah, mi obbliga ad avanzare. Ad annotare la tizia che adesso tiene quel cazzo di cosa che si gira in mano. Sì, il fidget spinner. Sì, non mi viene il termine. Allora, ragazzi, io adesso mi comporterò da stronzo. Quindi tenetevi pronti nelle mie scelte. Perché già, diciamo, so giusto qualcosina. Allora, che dice di interessante? Sempre si dice qualcosa di interessante. Vabbè, qua nulla di che. Vabbè, raga, avanziamo. Sono qua. Perché. Sto cazzo di puntatore. Ah, no, sul desktop. Buonanotte. Hangout! New idea incoming. Già il fatto che qua vedo l'icona delle medicine mi fa capire tante cose. Giocare un gioco. Così diminuiamo il suo stress. L'amore nell'aria.
Beh, ragazzi, oscurità mentale. Già cominciato a capire, eh. Sì, però voglio fare ste scelte. Dose raccomandata 2 al giorno. E ne abbiamo ben 3. Qui ci sta internet, non poco. Questo aumenta lo stress, ad esempio. Vediamo. Allora, leggiamo. Aspetta, madonna, ragazzi, non mi dà il tempo di leggere, Cristo Dio! Ma quanto cazzo scrive sta ragazza? Ma non è vero che le ragazze sono logorroiche? Porca troia! Le teorie della cospirazione sono sempre così interessanti da leggere, così divertente vedere le persone che discutono se sono reali e non ci si stanca mai. La curiosità ha ucciso il gatto. Sono la ragazza più razionale e logica del mondo. L'unica cosa che mi fa impazzire sei tu. Ma vaffanculo, va. Oh, adesso hai una nuova idea per uno stream. Teoria di cospirazione. Ah, e se il governo ti avesse fatto diventare un nerd? Ok, lei stessa vuole iniziare con questo primo content di teorie, di cospirazione e bla bla bla. Ok, lei ha letto, vediamo se mi risponde. Madonna, ragazzi, quante cazzo di icone. Ah, ok, non mi risponde più. Ok. Sì, raga, è bello impegnativo da giocare, eh. C'è un sacco di roba da leggere. Qua che dice, ad esempio? Beh, nulla di che. Ok, io ti voglio. Ho bisogno di te, ti amo. Ti va sicuramente, mi sta prendendo per il culo. Sì, raga, come le varie cospirazioni del Covid 5G a te stronzate varie. Allora. Ah, si può anche uscire. Sì, però già questa scelta non mi piace perché lo stress diminuisce. Facciamo ancora più gli asociali chiusi in casa. Ok, è sera, quindi è il momento di streamare. Bello il commento di questo tweet, raga. Un'altra stronza superficiale. Perché lei aveva scritto una cosa del tipo: volevo comprarmi un divano super comodo, ma se lo facessi penso che non lo lascerei mai. Penso che mi trasformerei in un blob. Cazzo, questo tweet è stato ricondiviso 142 volte e 453 mi piace. Me coglione. È proprio vero che quando una ragazza è carina e vuole streamare diventa subito famosa. Basta avere la figa. Ok, io penso sì, che si può streamare, dai. Ora viene la trasformazione? Ah no, aspetta, che dice qui?
Siamo magari. Ok. Sono la migliore nel mondo. Ah, ecco. Madonna, raga, quando si va in live. Cioè, con questo qua delle teorie di cospirazione. Allora, stress da 18 sarà 38. Oscurità mentale a 23. Facciamolo. Comunque, grazie a chi mi stava suggerendo, raga, però. Cioè, il gioco è così veloce, della prima volta che lo gioco, che vi giuro, non so dove mettere le mani in questo PC. Ah, mo mi dici il fatto che puoi cambiare velocità. Ah, che ha ispirato a Sonic. Ok, metto questa. Cazzo sa di questa, ma sulle teorie di cospirazione? Ah, parlava della massoneria. Madonna mia. Volevo trasformare le masse giapponesi in nerd per intorbidirli. Sembra assurdo, ma se... Ah, se fosse successo realmente... Dicono che tutti quanti, cioè, tutti quelli che stanno guardando adesso starebbero ballando al ritmo dei massoni. Ma che è sta roba? Aspetta, che cazzo dice? Sembra che alla fine andrei fuori di testa se continui così. Ok, mettiamo pure quest'altro commentino. Ma va bene, perché anche se siete stati tutti manipolati per diventare nerd, avete incontrato un vero angelo della vita! Ok, e ora dai un'occhiata ai commenti. Ah, bello quello che ha messo gli occhiettini. Ok, intanto leggo questo qua, il primo a sinistra. Ah, promettimi che non diventerai troppo paranoico. E se lo fai, promettimi che andrai in terapia. Perché intanto qua abbiamo una... Ah, beh, questo lo sappiamo che cazzo è, anche se è uscito fuori. Ok, già la sua faccia mi sta cominciando a spaventare un po'. Ah, lei diceva, uccidimi per favore. Ok, lo stress sta aumentando. Che poi è bello che lei utilizza due profili... Twitter. Aspetta, poi ha detto un'altra cosa interessante. Se c'è una cosa di cui potete fidarvi su internet è che tutti voi l'avete conosciuto, quindi siate orgogliosi del fatto che siete i miei fan. Non vi ingannerei mai e non vi volterei mai le spalle. Sì, un cazzo. Che dici che qua vi sputtanerò tutti sul mio privato, cioè l'account privato. Oh mio Dio, sta uscendo già fuori di testa. Ragazzi, ma come lo state trovando il gioco? Vi sta piacendo? Sì, lo so, è molto particolare. E io stesso mi trovo molto spesato perché non so che cazzo fare. Intanto abbiamo ben 1424 followers. Questa in soli 2 giorni di attività, miei coglioni. Si vede che in tutti questi 10 anni ho sbagliato il mio modus operandi per fare live su Twitch. Vabbè, penso possiamo andare a domani, dai. Che è sta roba qua dell'email? Che cazzo è?
Aspetta, 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 aspetta. Caroppi. Sono Saito della X-Creation. Come da nostra ultima telefonata, il vostro affitto è ancora in sospeso e avrete tempo fino a 16 per pagarlo. Per favore, invia il tuo pagamento al conto dettagliato qui sotto e contattami quando l'hai fatta. Ah, iniziamo benissimo. E i soldi due cazzo li prendiamo? Ah, cos'è? Ok, abbiamo bisogno di più di 10.000 follower per poter pagare l'affitto. Ma che? Sì, Aga, mi metto a parlare come... come avevo scritto... cioè, come quel post che ho messo su Instagram, che praticamente... sì, quella era una scena da X-Files, no? Che praticamente uno diceva che il vaccino che avevano inoculato nei bambini non fosse un vero vaccino, ma bensì un DNA alieno. Quindi pensate un po'. Speriamo di riuscire a fare veramente questi soldi. Ah, non mi fa fare nient'altro qui. Ok, chiudiamo pure questo. Allora. Anche se penso che poi la proverò a farlo uscire un po', eh. Così giusto per variare. Allora, cosa ha appena scritto su Twitter? Sono davvero carina. Tutti i miei fan dicono che lo sono e sono due volte più carina della media. O anche tre volte più carina. Ma odio la mia faccia a volte. Ma vaffa, meno la zoccola, va. Oh, raga, vi giuro, mi mostra proprio... la streamer media che c'è su Twitch. Vabbè, questo già so che cazzo sia. Ah, questo dimostra quanto ti amo. Azz. A parte il fatto che se avessi una ragazza la proibirei di streamare, visto che poi potrebbe fare questa brutta fine. Che poi guarda caso tiene la cover a coniglio sullo smartphone. Potrei comportarmi stranamente se... ah, se il valore aumentasse troppo, quello dello stress. Quindi attenzione. E qua invece che dice? Ehi, questa roba va andare proprio totalmente di matto. Vabbè, avanziamo. Cosa mi scrive? Posso dovrei continuare a bere medicine per la tosse solo quando ho davvero la tosse. Ma va! Di certo non è... la Coca-Cola da bere dopo la pizza. Ho delle persone che inviano soltanto una parola come risposta. Ok, ma che possiamo fare? Uè, ciao Steffi, come va? Ti stai perdendo veramente un bel giocone. Comunque ragazzi, non mi ricordo se avevo detto parola o frase. Penso parola comunque su Word, sì, perché sto abbastanza scemonito. Vediamo un po' che possiamo fare intanto. Ah, le medicine. Oh, c'è pure questo. Ferma la tosse. Ah, questo è per la voce della streamer. Prendiamolo, va. Dose raccomandata, no. Ci metto di più. Ma vai così. Impasticcati, dolcezza. Oddio, che cazzo ho combinato?
Mi sa che l'ho drogato un po' troppo. Oh, scusami. Tutto bene? Amore? Amore? Oddio, la sto perdendo. Amore? Oh, cazzo. Che ho combinato? Pronto? Oddio, ragazzi, questo non ci sta più. Oh. Che cazzo è successo? Cioè, ragazzi, è assurdo. Si blocca il gioco. Mannaggia la miseria. È strana sta cosa. Ma qualcuno dei presenti ci ha provato a impasticcare? Più del previsto, per vedere se ha questo problema. Può darsi pure che magari succede nel giorno 3 sto bug. Ah, ecco, Cornflex, ho capito. Quindi sei comunque in un ambiente abbastanza simile. Ad occhi tocchi. Peccato, volevo farlo impasticare un po'. Vabbè, magari il giorno successivo non impazza. Vabbè, intanto facciamo una cosa. Sì, spendiamo del tempo insieme. Magari si fa l'amore? Ovviamente no. Clicca per darmi... Ah, il pat-pat. Di più. Ah, e abbiamo così passato alcune ore, diminuendo un po' il suo stress. Peccato che poi riaumenta. Grazie per essere così gentile con me. Ah, dovrei portare il tuo spirito ed essere gentile con i miei piccoli nerds. Ma tu sei ancora quello che amo di più. Quindi non c'è bisogno di essere gelosi. Hai trovato l'idea per lo stream? Sexy stream, ragazzi! Che iniziamo a fare dei live in piscina, in bikini? Che sta roba? Poi secondo me chi ha creato il gioco è un chiaro... è una chiara critica al mondo delle streamer. Ok, amore per sempre. Giustamente anche se io la amo, le farò fare le cose sozze in live, no? Perché dice qui? Tutte queste persone dalla scena Idol Underground continuano a scrivermi in privato. Forse dovrei scrivere no, no fuck boys nel mio bio. Ma la vogliono tutti quanti scopare. Ma non capite che solo io posso inzuppare il mio biscotto nel suo budino. Allora, vediamo un poco. Io dico mica mi risponde. Ah, dico, ti potessi un po' impegnare a rispondermi, grazie. Certo. Che è questo file di testo? Ma è strano. Ma aspetta un attimo. Ma è come se lei non mi volesse far cliccare su questo file. Aspetta. Che cazzo è sto file di testo? Ah, ok, ha detto, ho capito. E vabbè, ragazzi, continuiamo. Io moro, non mi vado a impasticare perché ho paura che si bugga un'altra volta. Quindi l'amore nell'aria. Ma questo è veramente per fare bim bum bam? Ma dove è andato? Ah, abbiamo appena fatto l'amore. Ah, ma è proprio sciupato. Raga, prima di streamare bisogna fare un po' di sano sesso, perché sennò comincia ad avere lo stress.
Anche se avendo fatto ciò è contro l'obiettivo mio. Ma non vi preoccupate, cercherò di recuperare subito. No, mannaggia me! Mannaggia, ho saltato! Porca me! Non ho streamato. Vabbè, non preoccupatevi, recupereremo subito. Intanto vediamo lei che si sta smaltando le unghie. È una ragazza che ci tiene molto alla cura della persona e è un comportamento positivo non da poco. Ah, sì, infatti lei è felice perché che ha dormito presto, no? Sì, certo, fare una vita salutare, però che non porta soldi. Ah, ma pure lei si è adeguata al mio modo di rispondere. Allora, visto che siamo al giorno 4, ah, la porta direttamente alla notte. Lo stesso scende, però aumenta il mental darkness. E poi facendo ciò dovrei ottenere una nuova idea per streamare. Facciamolo. Ti prego, non ti bloccare. Raga, che sono Mentos! Troia. Sì, ma mi sa che c'è sempre sto cazzo di bug, raga. Dai, ma come cazzo è possibile? No, raga. Ah, non ottengo soddisfazioni. A me invece sta succedendo spesso, Adit. Pensate quanto cazzo è buggato sto gioco. Sì, ma non è assolutamente normale. Riproviamo un'altra volta. Sì, ma non ha capito che sarò io a vincere. La impasticherò così tante volte che prima o poi dovrà cedere. Beh, è una cosa voluta, caro Plak. Poi, raga, vedrò di informarmi, per cercare di risolvere sto cazzo di bug, quindi portate pazienza. Oh, oddio, quanto è carinissima quando si fa i selfie! Ma è troppo bella. Dai, impasticati! Vai, vai, dolcezza, vai! Puoi assumerli anche per via anale, non ti preoccupare, nessuno ti giudicherà. Ma anche per via vaginale, aga. Tanto l'importante è che ci sia un buco dove inserire queste pillole. Dai! No, vabbè, assurdo. Cazzarola. Va a pensare, oh, che avrei dovuto cercare di risolvere sto bug. Ragazzi, facciamo una cosa. Mo' continuiamo un altro po', però non la posso impasticcare, perché sennò qua glitcha anche me. E vedrò di risolvere per la prossima volta, perché ora non posso dedicare quei 20-30 minuti, no? Però va a pensare che il gioco sarebbe stato così buggato da far schifo. Certamente, Benny. Così magari capisco che devo impasticarmi anch'io per avere successo su Twitch. Hai capito, Benny? Ah, vedi cosa le persone dicono su che Angel
Ah, di Kengel su Twitter. Guarda un film o qualche anime online. Questo non so che cazzo sia, però. Che è sta roba? Dind. Ma è sta roba? Di che nope. Questa. Ah, se invece di. Ma i risultati sono tutti uguali. Ok, ho messo il like, dai. E così è passata un po' di tempo, dai. Ok, il momento di. Ah, lei sta cominciando a perdere un po' la calma perché. Aspetta. Ah, ho capito che dice qui, ad esempio, no? Allora, abbiamo fatto. Abbiamo fatto l'amore, no? Per la prima volta dopo essere andati a vivere insieme. È stato incredibile. Abbiamo una grande chimica, sia emotivamente che fisicamente. Nessuno tranne Pichan può soddisfarmi ora. Avete visto, raga? Il bizzellino dello Tzu soddisfa tutte. Quindi voi ragazze non sapete cosa vi state perdendo. Poi andiamo avanti. Apparentemente agganciare ragazze a caso su internet è una forma di autolesionismo. Ma ho già Pichan, quindi. Cioè dice che lei al massimo cenerebbe, no? Con i tizi di Tinder. Vabbè, è come per dire. Mi prostituisco in un certo senso per soldi. Ok, forza, ho detto basta di ignorarmi. Però non mi interessa. E andiamo a dormire. Cioè, no, dormire. Cioè, andiamo nella fase notturna. Ok, raga. E adesso si va a streamare. Aspetta, che dice qui? L'alcol è peggio delle droghe, Imo. Non me ne fotte. Bene, se non ti importa, allora è finita tra noi. Stavo scherzando. Non ti lascerei mai. Certo che se. Cioè, io ho paura veramente di sentirmi come uno stronzo per come la tratterò più avanti. Ecco, raga. Raga, sexy stream. Ma che cazzo succede? Andiamo a fare le zoccole live! Lascia che io ti ami. Ok, lei dice: spero che tutti voi state avendo una bella giornata oggi. Questo dice: io voglio morire. Sei bellissima. Non sono un nerd. Sì, che si ficca il microfono in bocca. Siete tutti così bravi per provarci, sempre così duramente. Va bene se siete senza lavoro, basta che siate vivi. Ma pure io Crystal, invece niente. La mia ragazza, sposami! Ma personalmente odio che mi si dica che basta essere vivi, è un complimento così vuoto. Mi sento peggio adesso. Sì, Lotte, una trappola come il sottoscritto. Oggi un'ottima idea per tirarvi su di morale. Mostrare le tette per caso.
Oh mio Dio, ho paura. Questo che dice "Here we go!" Ah, del bacino. Smooch! Oh, ho sempre voluto cioè, ho sempre cercato di provarci. Ah, sono così imbarazzate che potrei morire. Ok, questo lo voglio. No, aspettiamo un po' qualche altro commento. Magari arriva qualcosa di più interessante per farla sbroccare. Ah, questo che dice, puoi spogliarti, è la prossima. Il mio primo bacio. Cioè, ragazzi, il mio primo bacio. Aspetta, allora muori. No, bello quello che dice il mio primo bacio che hai ricevuto tramite uno schermo. Interessante. Beh, commenti ancora più interessanti. Ti farò diventare la mia ragazza. Ok, è il momento di leggere. Allora, il primo è allora muori. Va bene, sto per morire adesso. Oh, Madonna, che cazzo sto a leggere? Grazie, per piacere, va a morire. Che cazzo di gioco è questo? Madonna, ragazzi, quanti follower! Quanti follower! Beh, andando di questo passo riusciremo sicuramente ad arrivare a 10.000 follower entro il giorno 10. Ragazzi, ma avete letto che cazzo c'è scritto qui? Ma l'avete letto? Vi è piaciuto quello che avete visto oggi? Se vi è piaciuto, giochiamo di nuovo domani. E uno risponde: se diventi famoso o meno dipende da noi, i tuoi fan, giusto? Quindi mostraci le tue tette. È un capolavoro sto gioco. Ho fatto un po' di ruffianeria di base, le mie statistiche sono salite alle stelle, ho trovato la mia scorciatoia per la fama. Sì, brava, brava, me, hai capito tutto, fai ancora di più la zoccola e crescerai ancora di più. Avete capito, ragazze e ragazzi? Volete streamare? Mostrate il culo. A differenza mia. Ma la strada più lunga è quella più breve per tornare a casa, giusto? Ma non posso ignorare questa crescita. Ok, siamo al giorno 5. Ah, sta per fare un Amazon wishlist, cioè la lista dei desideri. Ah, bello, Amazon! Ragazzi, afrodisiaco! Immaginate qualche fan che glielo compra! Ah, bello che la musica incomincia ad andare sempre più veloce, eh? Cazzo, vorrei impasticarmi, non posso in questo momento. Capisa. Ah, qua, però continuando del letto, ragazzi, terrei un'altra idea per fare stream. Quindi continuiamo a fare l'amore. Ok, su e giù, su e giù. Ah, cavalcami bene, Ame. Brava, Ame. Bravissima. Vi lascio a voi l'immaginazione di cosa abbiamo fatto io e lei. No, vabbè ragazzi, ma cosa cazzo sto leggendo? Vi ringrazio pure per la scopata epica, finita bene! Oh Dio mio, che cazzo! Aspetta, che cazzo sto leggendo? Cioè ragazzi, cioè praticamente io e lei abbiamo fatto sesso mentre lei era in cosplay di Kangel! Wow, mi piace sto fetish.
Ma aspetti, i miei vestiti sono un po' stropicciati. Pensi che andrà bene per la... la telecamera? Vabbè, intanto abbiamo sbloccato Sexy Stream 2. Cazzo, è una porcellina sta, eh? Oh beh, se accidentalmente mostro una tetta o qualsiasi altra cosa, otterrò più visualizzazioni. Ah, ma sei un po' zoccola. A parte il fatto che le tette dovrebbe mostrarle solo a me. Va benissimo. E mi rispondo pure col cuoricino, come per dire, grazie amore, tu sì che sei benissimo alle mie esigenze da zoccola. Qua invece che dice? Vediamo un poco. Ancora non ho letto qui sopra. Amo tutto di Pichan. Sento che il mio cervello sta per uscire dalla mia testa da quanto è bello. Voglio fare sesso anche domani. Nessuna vergogna. Avete visto che cazzo faccio alle donne? Oh. Ma infatti sì, che questo è proprio il gioco nato per me. Che poi ci sta il sito Elviriai. Lo ha recensito, raga. Ha dato 5 su 10. 5 su 10. Dicendo che a differenza di Doki Doki non ha la stessa genialità e che forzatamente ti porta a fare alcune scelte per dei finali. Purtroppo il recensore non capisce un cazzo di questi videogiochi. Io lo sto trovando un capolavoro. Ok, no, ah, lei non riesce ad avere idee per i futuri stream. Oh my god. Raga, Sexy Stream 2. Madonna, di quanto aumentiamo lo stress. Perché compararlo a Doki Doki, Crystal? Poi vedrai. Ovviamente non dico niente per evitare spoiler. Ok, prima volta. Sap che Angel. Sap che Angel. Sei il mio angelo. Ti amo. Vabbè, solo dei commenti idioti. Sei così carino oggi come sempre. Mostra le tette. Cosa dovremmo parlare di oggi? Di sesso? Ho un po' di curiosità sul manzo sotto sale che ho mangiato ieri. Wow, che argomento interessante per la live, eh? Ma cosa cazzo c'entra sta roba? Lo sapevate che il manzo sottosale ha questa forma a causa dei vecchi metodi di iscatolamento? Che? Non riesco a capire perché stai dicendo ste cose. Non lo trovo molto inerente alla nostra notte di sesso. Yo, shut up. Hai capito, Crystal? Ve ne siete accorti di quella che è successa? Io non ho detto niente. Chissà perché si è visto il reggiseno. Coincidenze? Suppongo che potrei darti un piccolo premio. Chissà su cosa. E anche il tuo fetish, Benny, ma... Cioè, mangiare mentre te lo fai, come funziona? Come fai a conoscere questo fetish, Benny? Di mangiare il manzo sotto sale? Tutti i fan che stanno ringraziando, raga. Vabbè. Tu diventerai grande. Cioè, famosa. Posso sentirlo.
A parte il fatto che se accadesse una cosa del genere su Twitch verrebbe bannata all'istante. Ok, ho messo quella faccina, vediamo se risponde. Può vedere che cazzo dice su questa frase? Ma che cazzo ho appena letto? Smetti di darmi soldi per una cosa così piccola, mi rovinerai. Vabbè, qua dice degenerato. Sì, sì, certo, cioè mostro il mio petto, il reggiseno. Poi ricevo commenti ed apprezzamento. No, ma la colpa è loro che sono dei maiali. Ragazzi, abbiamo ottenuto quasi 22.000 follower. Ora siamo quasi a 28.000. Cazzarola. Io mi ricordo... Allora, ragazzi, avevo una vecchia conoscente che ora non sento più. Praticamente... avevamo discusso di come le streamer, no, stanno avendo successo e cominciano a guadagnare un sacco di soldi su Twitch. E allora lei mi ha detto, ok, ora mi metto anch'io a streamare League of Legends e mi metto un reggiseno pop-up con scollatura, così faccio i follower. Perché lei ha oltre 30 anni ed è disoccupata, quindi pensate un po' voi. E vi giuro, non sto inventando niente. Ho accidentalmente assaggiato un po' per lo stream di oggi. È meglio cancelli il mio archivio, non si sa mai. Così non mi bannano. Cavoli, Angel Charles, sei proprio una stronza. Ma a me questo gioco mi sta piacendo un botto. Ho ottenuto numeri migliori mostrando un po' di pelle piuttosto che soffiando un bacio. Immagino di dover essere più attiva piuttosto che passiva, ma mi sento come se questo non fosse abbastanza. Ok, quindi oggi reggiseno, domani mutande. Anzi, panzu, per chi è il vero intenditore. Ok, già questa cosa del giorno se non mi insospettisce alquanto. Oddio, qualcuno ha comprato l'afrodisiaco a lei. Che sta succedendo, ragazzi? Cazzo, ma mi sta cavalcando come una pazza, forsennata. Che miseria. Scusate un attimo. Cazzo, non volevo leggere. Comunque, qualche fan ha comprato l'afrodisiaco e l'ha utilizzato proprio su... appena arrivato. Sul mio povero corpo. Sono stato letteralmente stuprato da lei, cosa che non è che mi dispiace tanto. Ma che è da sola con me, Crystal? Allora, qua che dice intanto? Allora, ok, a volte ricevo dei messaggi privati da, diciamo, sporchi dai ragazzi, ma lasciatemi solo dire che questo non va bene. Sono l'angelo. È l'idol preferita di tutti, quindi non perdono questo tipo di comportamento strano. Cioè, prima fai la troia e poi... Vabbè, dai, ragazzi. Ma che cazzo... Che commento a fare? Ah, lei dice che con me ha provato a farlo da... Cioè, ho provato a farlo da dietro come uno scherzo e non era male. Miei coglioni. Penso che ora possiamo streamare. Cazzo, vorrei tanto impasticcarmi. Ah, non si può fa'. Ah, perché l'abbiamo già fatto. Ragazzi, facciamo questo.
E la trasformazione fu. Immaginate perché il rottore di palle ogni volta a cambiare smart. Sì, hai capito, frase 2022, aga. Sei super cute. Vabbè, vado un po' più veloce, vai. LOL, un'altra attention war. Perché Angel? Ah, lei dice che la più sua grande paura è essere abbandonata. Non riuscirebbe a vivere una vita se non è desiderata dagli altri. Amo voi ragazzi che mi state ascoltando. Continuerò a lavorare duramente per tutti voi. Please don't die. No, mannaggia. Era mica che mette velocità standard. Vabbè, comunque era una live, nulla di che. Quindi non è che ci siamo persi chissà cosa. Allora, vediamo un po' cosa è successo. Ok, questo già incomincia a incazzarsi con noi, da come sto leggendo. Non hai ancora guardato il mio messaggio privato, vero? Hai dimenticato che sono la tua fidanzata. Questo è l'ultimo avvertimento, prima che mi arrabbi veramente. In un momento! Ah, le donne, le donne. Perché è cambiata la musica? Come se adesso è un momento di pace e tranquillità. Ma la cosa è sospetta.